Questa mostra è nata con un progetto legato all'Italia, che è collegato a Expo, e difatti questa è la terza e ultima tappa di un itinerario che i 20 arazzi della collezione Medici hanno compiuto partendo dalla sala dal Palazzo del Quirinale, dove per la prima volta si è organizzato per volontà del Presidente Mattarella, prima ancora di lui, del Presidente Napolitano, nella sala del Bonazzieri. Sala bellissima, si è realizzata un evento culturale di queste caratteristiche. Per questo tengo molto a dire che anche questo progetto si colloca nell'ambito degli eventi culturali collegati alla celebrazione del 150° anniversario di Firenze Capitale. 140.000 ore di lavoro dei nostri restauratori che nel laboratorio qui posto alla sommità del palazzo, il Palazzo Vecchio, hanno lavorato una parte della collezione, perché la restante parte è stata invece curata e lavorata a Roma. Sapete bene che la scissione di questa collezione è avvenuta quasi per motivi fortuiti, legato proprio al periodo quando Firenze fu capitale, Vittorio Emanuele spostò una parte del Palazzo Pitti da lì al Quirinale. Noi abbiamo in qualche modo ricucito una sorta di ferita, se così si può dire. Quindi sono tanti messaggi che io spero possano partire da questa mostra al Fiorentino, recuperando la consapevolezza della grandezza della propria storia, al visitatore, mostrando quanto l'Italia è stata e ancora oggi sa essere grande, e infine anche ai nostri giovani, perché attraverso una mostra si può raccontare una storia e dunque si può anche insegnare la storia, e in particolare la storia dell'arte, oltre anche che la storia della nostra, del cristianesimo, visto che qui sono raccontate appunto gli episodi della vita di Giuseppe. Ringrazio tutte le istituzioni che in qualche modo sono state coinvolte, e poi vengo anche sui territori privati, senza i quali non avremmo potuto organizzare anche questa terza tappa, in particolare UCI, che è qui rappresentata Michaela Lindelec, che ha accolto immediatamente la forza di questo messaggio, coniugando il proprio know-how alla storia di questi arazzi. L'ente Cassa di Risparmio, qui rappresentata dal Presidente Umberto Tombari, che si è unito al gruppo di sostenitori e ora insieme a Gucci è il principale sostenitore di questa manifestazione, di questo progetto, anche perché l'ente Cassa, lo devo dire, ha partecipato a tutta la campagna di restauro dei 10 arazzi di Palazzo Vecchio, della fabbrica di Palazzo Vecchio, mi pare 10.